In quel torno di tempo, era l'estate del 1877, il mio vecchio protettore Tommasini mi mandò a chiamare. Mi raccontò di una specie di scabbiose che Mastro Achè, un botanico vissuto nel 1700 a Vienna, aveva trovato sui monti della Val Trenta, appunto quasi 100 anni prima. E siccome era una specie fino ad allora sconosciuta, l'aveva descritta minutamente e battezzata Scabiosa 30. Disse che molti botanici di grido l'avevano poi cercata, ma nessuno l'aveva trovata. Lui stesso era andato a cercarla alcuni anni prima. E siccome la Scabiosa leucanta del sud è quella che più le si assomiglia, egli ne aveva preso una volta una in fiore e l'aveva consegnata insieme con l'esatta descrizione di quella cercata a un prezzano di fiducia, promettendogli un esemplare che gli avesse recato da quei monti. Non trascorse molto tempo che il prezzano venne ad annunciargli di aver pronta davanti alla casa tutta una carrata di quelle piante. Raggiante di gioia, il Tommasini era sceso di corsa, ma avevo dovuto notare che si trattava di una carrata della vera e autentica leucanta. Un interrogatorio stringente portò anche alla rivelazione che l'astuto prezzano, uomo navigato ed esperto, non aveva raccolto le piante in montagna, bensì sul carso di Duino, dove cresce appunto la leucanta, e dove era stato colto il campione. Il Tommasini non mi ha raccontato, né io gliel'ho domandato, come sia andata a finire la faccenda del fiorino promesso per ogni esemplare. Passiamoci sopra e non andiamo ad indagare il mistero del fiore. Egli tirò fuori il vecchio libretto della Che, ed ecco i monti della Val Trenta alzavano le creste bianche favolose. Ampi si aprivano i loro atri luminosi e sopra loro sorgeva, meravigliosamente bella, la cupola gigante del tricorno. Lassù vidi la sua rocca. Ecco la graziosa creatura di luce sul calice d'argento finemente merlettato, vestita di bianco splendente, trapunta di tenere antere d'oro. Non era ormai una piantina, era una piccola principessa del paese dei sogni. Poi aprì il volumetto alla tavola illustrata e per la prima volta ne vidi l'immagine. Ah, era piccola e modesta, e circonfusa come da un alone di mito e anche di lontananza. La piantina era lì, sulla pergamena ingiallita, e dalla perfezione del disegno si intuiva la cura amorosa e l'intima gioia che lo scopritore aveva provato in tale bisogna. Scabiosa 30. Ah. Dopo questa preparazione, l'arguto vecchio mi fissò in faccia uno sguardo indagatore e mi domandò se mi bastava l'animo di andare a liberare la bella dormente dal suo sonno secolare. Secondo lui, io potevo essere l'eletto, sì, il cavaliere. Mai in vita mia ho detto un sì con tanto giocondo entusiasmo come allora davanti a quello scienziato, nella penombra del suo studio. Il giorno dopo l'ascensione dello Jalouse, risalì l'Isonzo per la prima volta verso Val Trenta. Il giudice distrettuale di Plezzo, certo Rossmann, un bel tipo di cacciatore ben noto nella regione, mi aveva dato alcune indicazioni preziose e un compagno. Sì, era costui un trentano, sceso appunto per una causa che ora se ne tornava a casa. Camminava silenzioso al mio fianco, con l'andatura guardinga della lince, con gli occhi d'aquila sempre rivolti a me, come per sorprendere anche i miei più riposti desideri, ansioso di essermi utile, con la testa stranamente piccola, ravvolta in un cencio di lino in un panno. Insomma, era un povero diavolo. Gli mancavano la mascella inferiore e la lingua. L'ultimo orso della Val Trenta l'aveva mutilato così orrendamente in una lotta corpo a corpo. Era Anton Tosbar, detto Spick, il più famoso cacciatore di camosci della valle. Era fama che nessuno fosse capace di strisciare come lui allo scoperto fra le gande fino in mezzo al branco di camosci, donde tornava con la preda immancabile. Il calar della notte che empiva d'ombre la vallata
le infinite croci erette qui e là lungo la strada che si sarebbe detta la via della morte, l'altizzo opprimente delle montagne scure, le acque scroscianti mi empivano l'anima di devozione, di soggezione e di rispetto. Le piccole croci di ferro giacevano allora per terra o erano fissate sui massi o sui tronchi d'albero, a seconda della pia memoria. L'invasione di turisti irriverenti ha spostato o distrutto in seguito molte di quelle croci. Gilbert e Churchill raccontano: i monti mostravano soltanto i visi e i denti bianchi e spaventosi, mentre per 2 ore non c'era casa né villaggio a cui arrivasse la strada. Le insegne della morte erano infatti gli unici indizi di vita e divennero poi talmente fitti da far supporre che tutti gli abitanti fossero stati uccisi. Giunto, dopo tanti anni di desiderio, a una delle mete più affascinanti della mia giovinezza, non attraversavo con gioia la valle promessa, ma con tristezza, quasi con angoscia, come si passa per una chiesa. Se dovessi ordinare oggi il mio piano di battaglia, lo farei diverso da allora. Il Michelem Ferch, iacché, non lo si poteva sbagliare. È il Micheli Ferch, a sud del Tricorno. Trashim Ferch è il Draschi Ferch, sulla cresta più orientale delle Giulie. Zipeli si chiama una località tra l'Alpe Uskovnica e l'Alpe Tosts. Queste sono cose che so oggi. Ne risulterebbe una zona chiusa che certo poteva ospitare una pianta di quel genere. Ma quei monti sono aperti verso il bacino di Wohain e non verso la Val Trenta, e una pianta residente solo in quel sito dovrebbe chiamarsi più giustamente Bohinensis. Il nome Trenta e l'accenno al versante occidentale del Tricorno mi portarono invece in un'altra direzione, e io avviai le mie ricerche sui monti della Val Trenta. Identificai, dopo lunghe indagini presso gli abitanti, il Traschim Ferch di Aket con la malga Traschenka. E pensai che il monte Zipeli potesse essere forse lo Zmir, che guarda bensì nella valle Evrata, ma è strettamente unito alla muraglia occidentale del Tricorno. E il guardaboschi Kenda, presso il quale pernottai, mi disse che il Moshtrovka era assai ricco di piante. E il primo giorno andai lassù. Il giorno dopo seguì l'indicazione fino alla Luknia ed esplorai le grandi pareti occidentali del Tricorno, ma capii subito che quello non poteva essere un posto per la pianta che cercavo. Il terzo giorno salii su per i ripidi versanti occidentali del Versace, sul monte omonimo, senza miglior fortuna. Avevo allora ancora la vista acuta e non mi sfuggiva una pianta. Non c'era via troppo lungo, pendio troppo erto per me, né vera angolo di rocce che potesse sottrarsi al mio assalto. Totsbar era sempre con me. Ogni tanto mi faceva cenno da lontano e teneva alto una piantina. Ehi! Quanto batticuore di speranza. E subito dopo, quale delusione. L'anno seguente percorsi con Klantsnik da Mostrana tutta la cresta marginale della Debela Pec fino al Mali e al Veliki Draschi e al Tosts, e mi fermai nel vecchio rifugio Maria Teresa. Scalai di nuovo il Tricorno alle Var del Sole e al tramonto scavalcai il Miseli fino alle Malghe di Uskovnica. Perlustrai la Vrata, le gore settentrionali occidentali dello Zmir fin su alla vetta. Deviai poi per Luknia in Val Trenta, ritrovai Totsbar, col quale ripresi la faticosa ricerca su e giù per la montagna, su e giù e su e giù. La Val Trenta mi aveva stregato. Ci tornavo tutti gli anni e passai mesi interi delle mie vacanze nel rifugio Baumbach. I miei trionfi alpini si succedevano l'uno dopo l'altro, le vette erano vinte l'una dopo l'altra. Totsbar era stanco e sempre più guardingo. E un nuovo astro era apparso sul mio orizzonte. Andrea Komarz, vivo ancora oggi e luminoso nella mia memoria. Il Suchiplatz aveva piegato
la cervice davanti a noi. L'incantesimo che fasciava le muraglie occidentali del Tricorno era rotto. I monti all'ingiro mi salutavano come cari amici e ancora mi guidava in segreto, dolce e silenziosa, un'antica speranza. E ancora facevo ore e ore di strada se da qualche picco selvaggio mi riusciva di adocchiare tra le rocce un'isoletta verde, sperduta e promettente. E ancora, sotto il brillio delle stelle, nelle notti di bivacco, nella solitudine dei rifugi alpini, sognavo di lei, della misteriosa, cercata, bramata, scabiosa Trenta. Avevo perlustrato il Tricorno da nord, da est, da ovest. Ora volsi la mia attenzione a sud e venni in un regno che mi diede forse le più profonde impressioni fino agli ultimi tempi. Non per le sue montagne, ma per la sua anima. Non lo compresi subito. Forse è anche il più difficile da capire in tutta l'ampia cerchia delle Giulie, fino alla sommità regale del Tricorno. È il territorio delle sorgenti della Sava di Bohain, della Savizza smeraldina, figlia di Nevai. Era quello. Questo alto piano di natura carsica declina all'interno gradatamente, mentre precipita poi all'improvviso con le sue pareti verticali vertiginose alla buia conca che accoglie nel fondo il lago di Bohain. Il bastione ha un'ampia apertura a est e di lì si inizia, scendendo dalle alture del Polzuka, la marcia delle foreste. Come quella di un esercito in colonna. È una formazione di solenne grandezza. La Legore di Vosges e dei fossati della Suha si legge una prima ondata che si riversa sul Blato, un'altra più a sud si concentra nell'immenso imbuto dell'Ucanza, muove all'attacco delle pareti verticali della Comma, nel tuonare scrosciare della cascata si lancia attraverso i canaloni vertiginosi, si arrampica da cengia a cengia fino alla sommità ed ecco il bosco vittorioso eleva i suoi pinnacoli nella luce. Là rompe le file e manda avanti i suoi battaglioni in ordine sparso. Questi riempiono le conche, scavalcano i baluardi, le schiere infine infinite di forme scure, uniformi, montano in silenzio, senza posa, senza posa. Chi resisterà al loro assalto? La montagna le riceve con le sue armi inesorabili. La tormenta che urla, i massi che precipitano, le pietraie mortali, le valanghe che tuonano, lo sterminio e il terrore dell'inverno alpino. Tutto intorno tumulto da millenni il fronte di questa lotta titanica. Ecco i campioni d'avanguardia che adunghiano la roccia e col corpo squarciato, allargate le braccia nude, ricevono il colpo mortale. Eccoli, gli eroici caduti che si sbiancano e imputridiscono lassù. Tutte le acque di questo territorio sono tributarie del lago di Bohain. Ma l'enorme quantità d'acqua piovana e d'acqua che cala dai nevai della bastionata e si raccoglie nelle bassure non scorre alla luce del giorno, cerca invece e scava un suo dedalo segreto di vie sotterranee. Qua è la ristagna a formare laghetti e guarda da questi occhi profondi le montagne d'onde discesa. Trapela dappertutto, da lago a lago, appare misteriosamente e se ne va, avvolgendo nell'arcano l'afflusso e il deflusso. Di rado rivela il posto con un leggero increspamento, con qualche bollicina, con un accenno di vortice al margine dello specchio. Nessuno percorrerà mai la sua strada. Soltanto a valle mugge improvvisamente nelle gole profonde o sgorga rombando dal buio grembo della terra, poi danza e saltella sugli ultimi gradini con la sua fresca energia nata dalla pietra, ebbra della libertà finalmente raggiunta, diafana come cristallo, iridescente sotto la bianca corona di spuma e saluta, vergine pura, la luce del sole. Lo specchio del lago di Bohain che monta, s'abbassa, racconta a chi intende le meraviglie della sua vita di mistero. Eccolo. Con fatica insonne sale e scende il palpito del suo cuore. È tutto quel mondo imperscrutabile di vene e canali, di filtri e sifoni, di pozzi e gallerie in cui si compie il viaggio arcano dell'acqua e si esplica la sua potenza perenne
si manifesta nella sua grandiosità allo spirito attonito e commosso. In alto, sopra l'austera magnificenza del lago di Bohain e della sua grande vena scrosciante, la Sarza è il regno che io dico. È il regno dei sette laghi del Tricorno. È il paese senza sorriso, perché le forze cosmiche gli hanno dato un aspetto grave e severo, come sono severi i suoi lineamenti e i suoi colori. Lassù regna la solitudine. Diresti che il suo occhio ti fissi immobile. Nulla si muove. La vita, i rumori del mondo sono lungi, lontani. Il suono non giunge fin qui. Nessuna corrente che accompagni il tuo viaggio col suo canto. Stai in ascolto e odi soltanto il battito del tuo cuore. Qua devi venire, se vuoi essere solo con te stesso. Le maglie sono misere stente, giacciono sperdute nel silenzio infinito delle pietraie, lontane dal mondo, circonfuse di malinconia. Ogni tanto ci si ferma dubbiosi. La foresta vergine ti sbarra il passo e ti guarda attonita. Che cerchi da queste parti? Bada, fatti il segno della croce prima di avventurarti, perché là dentro cresce ancora la radice patata, che se tu l'urterai col piede ti farà smarrire la traccia. Invano cercheresti allora la direzione e la meta. Non credo che per quelle strade si possa andare cantando. Non allegria si va a prendere lassù, ma raccoglimento e forte, profonda devozione alpina. Tutti gli anni arriva la più lieta messaggera, la primavera. Laggiù, nella Bohain, la natura esulta, la terra bella sorride, il ciliegio fiorisce e anche qua manda il suo annuncio. Stende di maggio il verde novello dei faggi sui pendii e incorona ogni rupe con grevi grappoli del maggio ciondolo, poi valica piano la soglia delle altezze e ancora sparge sui fiori. Ma il sorriso spento l'ho incontrata lassù parecchie volte. Mi ha guardata tristemente. E un'ombra severa ha spento il fulgore della sua cara fronte luminosa. Il monte più imponente di questa regione è il Debeli Birch, come un enorme badile. Tagliata la fronte rocciosa da un canalone pieno di neve, s'aderge con la maestà di un dominatore. A ovest e a nord si estendono fino alla muraglia marginale della valle dei Sette Laghi, dai quali emerge, disordinata, una pallida ossatura di rocce che in qualche punto raggiungono i 2400 metri. Questo è il più intimo sacrario dei mari di sassi del Tricorno. Ben pochi sono finora penetrati là dentro. Sulle carte geografiche questa regione somiglia a una spugna gigantesca. Le pietraie e gli avvallamenti rappresentano i buchi. Le quote, le cime e le sommità e le creste sono l'unione dell'intelaiatura. Vi è una quantità di vette, sì, ma innominate. Avrò ancora io il tempo di trovarne i nomi? Ma più che la vedetta del Debeli Birch, è cara al mio cuore la cima Lipa, più ovest di quella ed altezza pari. Fu la prima in questo regno che io abbia scalata con Andreas Komatz, venendo dalla Val 30. Si eleva sul muraglione che divide la Val 30 dalla Valle dei Sette Laghi, e domina con la sua cresta affilata tutti e due i regni. Perciò il suo panorama ha un carattere e una bellezza singolare. Ancora oggi, dopo quasi 45 anni, il ricordo mi trascina là con un desiderio violento di novità e di scoperte. Ed ecco, appena toccata la vetta, il mio sguardo scende alla Val 30 e il mio pensiero cerca là il posticino modesto dove sorge dal verde in riva l'isonzo giovinetto, il cimiterino cinto di pietre. Il mio cuore saluta commosso la memoria dell'uomo fedelissimo, di Andreas Komatz. Là egli dorme, là dorme il vittorioso che con l'occhio impavido, con la mano ferma, mi condusse attraverso fatiche, ansie e pericoli per le vette delle Giulie e i massimi onori di cui potevano essere prodighe queste montagne. Fin tanto che io viva, alla luce del sole,
e possa contraccambiare fede con fede egli vivrà indimenticabile nella mia memoria. Com'è bella e affascinante la vista di lassù. 1700 metri più in basso si svolge tra i monti la Val Trenta. Il nastro d'argento dell'Isonzo scintilla e io rivedo chiaramente il campo delle mie gioie. Dai versanti echeggiano lunghi i richiami dei pastori. Oltre l'imbocco della valle sorgono laghi e tozzi i pilastri dei canini e al di là, nell'azzurra lontananza, l'esercito delle Dolomiti. Schiere di monti più modesti e valli sfumanti nell'iridescenza dell'aria accennano a sud la via del mare. Lontano e a sud-ovest la pianura verde e il lampo di torrenti. A sud-est troneggia il tricorno, si sente giungere il suo respiro possente. Ai miei piedi, a est, la lunga valle dei sette laghi. Ecco, la fila severa dei cari laghetti dal verde scuro, metallico, intorno ai più piccoli, più alti, ancora qualche lembo di neve. Le belle nuvole bianche passano in alto per gli spazi. Le loro ombre migranti si posano sugli specchi, poi vi si riversa ancora il fiume d'oro della luce solare, e allora l'uno o l'altro dei laghi, increspandosi in un gioco di onde leggere, tenta nella danza dei riverberi e nella traboccante felicità della luce una breve risata di sprazzi che tosto svanisce. Mandolo giù una rapida occhiata incontro il vecchio sguardo, quello serio, imperscrutabile. E questo è il regno a cui mi portarono le mie ultime speranze. Non so se le mie parole hanno potuto rendere l'incanto di quella regione. Forse non ridanno che il vago sogno del mio cuore palpitante di nostalgia e di aspettazione. Per un slide, prima i versanti del Kanjavec, dello Versace, della Cimalipa, e girai tutti i laghi fino all'altopiano di Riberz e alla Maiga Lepoce. Giunsi così al Lago Nero e al margine della Comarza e guardai per la prima volta con grande ammirazione negli abissi della Ucanza, verdi di selve. A quei tempi vi si stendevano ancora foreste vergini e il sentierino che vi scendeva era stretto e vertiginoso. In certi punti non vi erano, come adesso, dei ponti sopra le voragini, ma dei rustici tronchi d'albero che cavalcavano le crepe spalancate. Io credetti talvolta di essere entrato nei giardini solitari delle Royenze, come ampi festoni e si serpeggiavano i piedi di ghiacciai e si raggruppavano a isole dove occhieggiavano le dipinte aiore estive del tricorno. Il fascino ineffabile dell'antica leggenda dello Zlatorog avvolgeva ogni cosa con la sua malinconia e il suo meraviglioso e solenne splendore. Di quando in quando qualche pianta rara e preziosa della regione Giulia mi guardava all'improvviso coi dolci occhi di favola, come chiedendo: «Sono io colei che cerchi?» Questi monti deposero ai miei piedi tutto il loro tesoro di piante rare, ma non quella che cercavo. Passarono gli anni. Da gran tempo alla botanica avevo dovuto cedere il posto ai miei doveri professionali, né io seguivo più le riviste specializzate. Il sogno però, quello sì, era rimasto. La ferrovia dei Tauri mi aveva avvicinato quelle regioni e io vi andavo la domenica, benché fosse già caduta la prima neve e io mi trovassi sulla via che declina. E ancora la sera sentivo in me una voce. Forse domani. Così a fondo mi era penetrato nell'anima quel sogno. Se non che il Marchesetti, che incontrai dopo lunghi anni nell'autunno del 1915, mi raccontò che il mistero era svelato già da molto tempo, che il professor Kerner aveva dimostrato inconfutabilmente essere la scabiosa 30 di Hackett, nient'altro che la scabiosa Lecanta di Linneo. Risultava ciò non solo dal disegno e dalla descrizione, ma particolarmente dall'esemplare originale nell'erbario di Hackett, conservato nel Museo regionale Rudolfinum di Lubiana.
essere questa anche l'opinione del professor Foss di Lubiana, che dall'esame dell'originale era venuto alla medesima conclusione. Da escludersi ogni dubbio, il Kerner avrebbe poi aggiunto alle sue disquisizioni che la pianta non era da ricercarsi nelle alte regioni alpine, come avevano fatto il Klassen e il Kugi, ma in Val Trenta sui versanti più solatii, volti a mezzogiorno, a un'altitudine sul mare di circa 500 e 1000 metri. E considerando la descrizione precisa, non era da mettersi in hachette uno scambio di località. Mentre me ne stavo là, sotto l'impressione di queste rivelazioni, pensando che il freddo ragionamento dello scienziato aveva avuto ragione dell'anima candida del poeta dei monti, mi parve come se un terzo si unisse a noi e riconobbi la faccia astuta dell'uomo di Prezzo. S'inchinò alla maniera di Prezzani e osservò che il più saggio di tutti era stato lui, avendo capito al volo che non bisognava andare a cercare la cefalaria leucanta dove viveva da ospite, struggendosi per la nostalgia del sole, ma nella sua vera patria, dove prosperava rigogliosa e contenta di vivere sulla propria terra. Ah, gli domandai come mai quest'ospite meridionale fosse capitato su quei monti selvaggi e perché via, al che replicò brevemente che la cosa non era chiara, che questa era un'altra faccenda ancora avvolta nelle tenebre, disse e scomparve. Ma ora penserete che in quel momento io mi abbia avvinghiato al dolore, e che mi si sia fatto intorno a me un vuoto come quello di quando si perde una creatura cara, e che alle delusioni della vita io abbia aggiunto malinconicamente anche questa di aver inseguito per tanti anni una vana chimera. O penserete forse che mi sia consolato considerando che più di uno, sia per la miseria della vita, sia per la ricchezza della fantasia, cerca per anni e anni sulle vie del desiderio il fiore azzurro che non trova mai, per cui infine si contenta e si rassegna alla sorte che destina ciascuno di noi il proprio posto e strada, a questo con un sorriso cordiale o a quello con una stratta sgarbata? L'avrete pensato, no? Il mio cuore sorride in silenzio, il mio cuore la sa più lunga. Non provo né dolore né vuoto, non gli ha bisogno alcun conforto. Il mio cuore crede ancora in lei, per quanto sia raggiungibile, e la sua fede non vacilla. Il ricordo lo tiene in alto con funi tenaci, lassù, nel silenzio e nella solitudine dei monti, nel sole radioso delle altezze, nel respiro estivo delle pendici, nell'acuto profumo resinoso dei pinastri. Quante volte il mio cuore se l'è sentita vicina in segreto. Essa appartiene ormai a lui solo e non fiorirà mai per nessun altro. Eh sì, se l'è ben meritata. Ma non crediate che io rimpianga quei tempi, no? Chi farebbe a meno nella vita dei tempi del primo e del più raro amore? Quando odo il suo nome, quando vedo la sua immagine sul vecchio foglio ingiallito, risuona in me come una corda soave. E tutto quello che operai, tutto quello che vidi che fu, tutte le visioni di bellezza talvolta ultraterrena, tutti i portenti della natura che mi fu dato di vedere e tutto il favoloso splendore che irradia da quei viaggi, tutto si assomma in un unico sentimento indicibilmente profondo e passa come un'ondata ardente dentro il mio cuore. Così alzo il mio sguardo alle tue altezze luminose, con fede e gratitudine, e al di là del tempo e dello spazio, ti saluto, dolce. Dolce miracolo fiorito nel mio cuore. Saluto te, scabiosa Trina.